ricerca e innovazione, una scelta radicale la vostra. Una scelta radicale nella quale crediamo molto, una scelta che è già stata fatta dalle precedenti legislature, che noi vogliamo continuare a portare avanti e anzi, se possibile, implementare, perché crediamo che il futuro stia in questo, nella ricerca, nell'innovazione, nella modernità, nella possibilità di rilanciare l'economia attraverso questi che sono veicoli fondamentali. La ricerca e l'innovazione passa anche attraverso un dialogo con la cittadinanza, con i cittadini di Milano, della Lombardia tutta, ecco, interazione e poi molte altre novità annuncerete oggi. Ma la metodologia che abbiamo deciso di affrontare è proprio quella del confronto, del dialogo. Ieri sono stato a Pavia, abbiamo portato avanti questo tavolo della competitività che proprio ha significato di ascoltare i diversi componenti della società pavese, dalle associazioni di categorie, i sindacati e insieme cercare di costruire un programma, un progetto che innanzitutto andasse bene a loro, oltre che a noi. Quindi credo che non si possano fare scelte che non sono condivise e richieste dal territorio. Credo che sia giusto aver individuato come uno degli elementi che dovrà caratterizzare la nostra legislatura proprio la ricerca e l'innovazione. Credo che sia il futuro al quale noi dobbiamo guardare, del quale noi siamo già dentro, per il quale noi dobbiamo fare di tutto per essere sempre più coinvolti. Senza innovazione, senza ricerca non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo avere il coraggio di riconoscerlo, dobbiamo avere la capacità di sfruttare le opportunità che la ricerca e l'innovazione ci mettono a disposizione. E poi, vedete, io credo che la Regione Lombardia abbia dei punti di partenza estremamente vantaggiosi. Abbiamo delle grandi università, abbiamo dei grandi centri di ricerca, dobbiamo cercare di farli collaborare, dobbiamo fare in modo che il loro lavoro possa essere utilizzato dall'attività imprenditoriale, soprattutto dalla piccola e media impresa, dobbiamo fare in modo che lo sviluppo possa essere favorito dal pubblico, dalla politica, dai nostri interventi. Quello di oggi è il primo passo per la predisposizione del programma triennale che verrà approvato in giunta a breve. È il primo passo attraverso il quale si dovrà cercare di creare una situazione che consenta questo nostro sviluppo. Poi consentitemi di dire, prima di lasciarvi ai lavori degli stati generali, consentitemi di dire che anche per noi come istituzione è un momento importante per l'innovazione istituzionale, perché stiamo anche noi cercando di affrontare certosamente un processo di cambiamento che deriva da quella richiesta di autonomia che il popolo lombardo e il popolo veneto hanno richiesto in maniera molto forte. Vedete che in fondo l'innovazione e la tecnologia va di pari passo con anche l'autonomia. I paesi più sviluppati sono tutti più sviluppati, di quali questi argomenti sono trattati con più determinazione, come gli Stati Uniti, sono paesi nei quali esiste un'autonomia, esiste una situazione tale per cui ogni singolo territorio è in grado di svolgere il proprio compito secondo le proprie esigenze, secondo le proprie necessità. Quindi speriamo che lo sviluppo, l'innovazione della tecnologia che voi contribuirete a portare avanti vada di pari passo con lo sviluppo e l'innovazione delle istituzioni, perché abbiamo bisogno anche noi di questi cambiamenti, abbiamo bisogno anche noi di riuscire a essere più efficaci, efficienti, più capaci di dare risposte ai nostri cittadini. E noi abbiamo individuato in questa autonomia il mezzo attraverso il quale dare queste risposte più efficaci ed efficienti. Mi fa molto piacere vedere tanta gente, perché vuol dire che effettivamente abbiamo saputo toccare un punto nel quale in tanti credono, nel quale è necessario che tutti quanti ci impegniamo per svilupparlo. Sono contento, da parte di Regione Lombardia, come ho detto all'inizio e come ribadisco, ci sarà la massima volontà di collaborare. È uno dei punti strategici del nostro piano regionale di sviluppo. Confido che tutti insieme riusciremo a migliorare ancora la nostra già grande regione. La nostra regione dovrà diventare non più
una delle migliori regioni, la migliore regione d'Europa e sicuramente, magari guardiamo anche i prossimi campionati del mondo. Grazie e buon lavoro a tutti.